Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su Space Jammer per sfidarvi a giocare appunto a questo gioco particolare. È una pre-alpha build che potete trovare su Game Jolt ragazzi. È un giochino molto particolare dall'alto, molto in stile Hotline Miami ma futuristico. Molto particolare, con dei personaggi che hanno delle loro abilità e dei loro potenziamenti molto particolari. Allora, oggi chi vado a sfidare oltre voi? Vado a sfidare Marcus Cron, ragazzi, quindi immediatamente andate a comunicargli che l'ho sfidato. Probabilmente non accetterà, ma noi ci proviamo, non si sa mai. Va bene, ragazzi, allora andiamo a vedere immediatamente il gioco. Allora, possiamo giocare anche in multiplayer da locale soltanto per ora, perché giustamente è un alfa. E praticamente possiamo andare a selezionare il nostro omino con l'abilità. Allora, Pinky ha un'abilità che evoca un omino piccolino che gli dà una mano. Smitey non l'ho provato. Io però prenderò Toad, non Botch, Toad. Perché prendo Toad? Perché praticamente ha una shield particolare che con shift si attiva, che ci permette di lasciare una shield in una determinata zona che rimbalza i colpi degli avversari. Andiamolo subito a vedere. Ok, siamo nel settore 0. Ok, rompiamo la roba. Ha un'arma molto particolare che è lenta, ma a una certa accelera e va a colpire il bersaglio. Vedete? Perfetto, levate questi cosi che sono una sorta di portali. Possono far venire dei nemici che sono tipo quelli. Quando avete troppi colpi che vi stanno arrivando in faccia, potete, avete più che altro, il rallenti. Un rallenti fantastico che vi dà una piccola mano quando sono troppi colpi. Madonna, l'arma di Todd è eccezionale ragazzi. Attenti a quella striscia. Ok, se tiro per dritto dovrei rimbalzarglielo in faccia. Vai. Guarda come sono maledetti. Ma siete maledetti. Riuscirò a colpire da qua? No, non lo so. Forse uno l'ho colpito, ma non ne sono sicuro perché sta riga, se ci prende, ci fa danni. Porca zozza, mi sono preso un danno. So che qui dietro c'era un cuore. Questi cuori recuperano vita, quindi cercate di collezionare il più possibili. Allora, questa roba non mi ricordo a che serviva. Ok. Oh oh oh. Oh oh oh. Aiuto. Ah, qua non ci arrivi a PM, eh. Brutto cosetto inutile. Ok. Io non so se questi si possono recuperare. Sì, recuperato. Ah, è il mana in pratica. L'abilità. Allora, ok. Secondo stage. In questo stage di transizione, diciamo, siamo delle navette in stile Arkanoid. E le dobbiamo immediatamente battere le navette. Battere tutto quello che troviamo, cercando di non farci fare danni. Dobbiamo battere quella base centrale lì. Prendo una monetina, che mi può essere comoda. Oh, che culo, ci stanno un sacco di cuoricini che stanno volando verso di me. Ok. Io non penso che l'abilità funzioni qui. Stiamo battendo pesantemente quella nave. Bam. Ok. Adesso quella muore e noi dovremo andare nella prossima settore. Eccolo qua. Allora, queste sono ceste, apritele sempre e potete trovare qualche cosina. Allora, andiamo a rompere immediatamente la robina, così da distanza, con l'abilità sua che lo può fare. Oh, monetine fighe. Oh, no, gente troppa. Che culo, si è chiusa la porta in tempo, eh. Monetine, monetine per me. Che bello, passo a 8 monetine. E tu questo coso lo devo mandare via, ok, perfetto. Non ho utilizzato ancora l'abilità, ragazzi. Eccola qua, e mo che fai? Ah, fregate. Che stile l'abilità sua, veramente di stile. Mamma mia, che schivata da panico ho fatto. Dai, dai, che volete fare? Che poi gli rimbalzano in faccia e gli fanno un male cane, è quello il bello. Ole, no, è Locked, è chiusa, quella è l'uscita, ok. Dobbiamo riuscire a sbloccare quell'uscita, assolutamente ragazzi. Allora, quest'arma che fa? Non lo so. Ah no, questa è quella che rimbalza e fa luce, no, preferisco questa, mi dispiace. Vai, no. Vai. No, non l'ha preso. Eh no, questa però è cattiva, come cosa, guardate. Vai, no. Ha rimbalza prima. Preso. Sbam. Boom. Cattiveria. No, se ne è liberato un altro. Madonna. Sbam. No, ha rimbalzato strano. Modice. Ok, c'è morto. Apriamo la chest. Monetina, ok. Abbiamo 14 monetine già. Stiamo andando veramente bene, ragazzi. 3 vite su 3. Quindi non abbiamo perso vita. Ok. Oh, amatti. No, no, mi stavo a sbagliare pulsante. Dai, e mo che c'è la shield, che fai? Troppo figo. Dai,
Boom, non ha rimbalzato su di lui. What? Che era quel colpo? No, aspetta, era andato a ripigliare a cuore. So che qui in giro c'era un cuore. Eccolo. Grazie, molto gentile. Allora. Wow. Ok, là c'è qualcosa che fa tanto male. A parte questo che è veramente fastidioso. Là c'è la righetta. Ok. C'è una sorta di torretta. Oh, monetine, 18. Exit unlocked. Ok, ho sbloccato l'uscita. Vai, 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 possiamo uscire da qua. Allora, dov'è l'uscita sopra? Prendiamo l'uscita. Aspetta, sbloccato l'uscita è una parola grossa. Ho sbloccato i nemici. Vai, vai, vai che c'ho lo shield figo. Non so quanto dura però. Ok, è finito. Ricarichiamo il mana, così possiamo ritirare un'altra volta. Facciamo proprio le cose, le zotte, le cattiveria. Ho ammazzato tutti? Ok, ho levato il portale. Ale, ale, ah, aiuto. So che qui in giro c'era un altro cuore perché l'avevo lasciato per terra. Il bello è che non muoiono, che non spariscono i cuori. Quindi potete andarli a recuperare dovunque stanno. Basta vi ricordare che ci stanno. Ok, ok, abbiamo recuperato tutto il mana. Possiamo rifare un altro attacchino di cattiveria perché non ci vogliono far passare da quella porta, eh. E mo? E mo che fai? E mo che fai? E mo che fai tu? Sì, effetti rallenti fighi. Ok, andiamo sull'uscita. Prossimo stage. Ok, settore 1. Ah, sempre settore 1, quindi, oddio. Se questo è il settore 1, siamo finiti. Quanto può essere difficile questo gioco? Ok. Quello è da levare. Quella è l'altra pistoletta che non mi piace. Questa che accelera mi piace una cifra. Ok, levato il portale da cui evocano. Oh, lol, l'ammazzano senza fa niente. GG. Interessante. Guardate come girano le pallette. Guardate. Ah, che cacchio fai? Ma... oddio, io c'avevo pure che quelle righe fossero qualcosa che facevano danno. Invece è una torretta che gira e quando vede il bersaglio spara. La peggio. Aia. Chi è? Fate rambeccole, mo. Che me vuoi fa? Chi è? Oh, muore. Mazza, era tosto il ciccetto, eh. Vai. Vai, mo. E mo che mi dici? Tanto ci muori tu. Ok. Monetine. Stiamo a 20 monete, ragazzi. Mamma mia, stamattina proprio di corsa. Ok. Abbiamo recuperato un po' di tutto. No. No. Voi siete maledetti. Siete dei maledetti, lo sapete? E tu ci morirai male. Pure tu, appresso. Vai. Vai che ti prendi palletta in faccia. Ok. Recuperiamo l'energia. Ok, un po' di energia recuperata. Questa è una chest. Monetine random. Oh, sono stati evocati. No, cazzuzza. Guarda come mi sbaglio. Io lo so che mi sbaglio. Più che altro ho sbagliato a mettere lo shield. Guarda che mi è venuto schifo. Ok. Li sto prendendo? Dai che non lo so. Ho ammazzato la gente, sì, ok. Ho recuperato pure il cuore, dai che siamo forti. Monetina. Exit unlocked, 30 monete, GG. Possiamo uscire direttamente lasciando perdere tutti? Ma io non voglio lasciare perdere tutti perché sennò faccio meno punti. Io invece devo fare più punti di voi. Oh, che figata. Sbam. Sbam. Brigate. Aia. No, ho fatto la cavolata. Quello c'è muore, perfetto. Ok. Ah. Aiuto. Aia. No, pazzesco, è pazzesco da vero. Dai. Siamo fighi perché. Ok, prossimo livello. Oh, me la sto a fare tutta la tirata davvero? Ancora sono nel settore 1, ok, l'ultimo livello del settore 1, ragazzi, vai. Cattiveria totale. Oh, 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 boss! C'è un boss! Abbiamo pure il boss, raga. Bellissima sta cosa. Aia. Aia, aia, aia. Oh. Guardate che sparatoria da panico. Oh! No, mi ha preso. Lì c'è un cuore, però. Posso andare a recuperare i cuori. Dai, e mo che fai? Chi è? Madonna, i colpi. Ma perché non spara più? Oh oh. Ok, si spara. Guardatelo, ha matto. Ok, stiamo recuperando energia, vai. Scelte da panico. Sul boss. Oh mio Dio. È da panico sta cosa, veramente da panico. Ricarica, ricarica energia. Vai. Sul boss. È tosto una cifra quel cosa, eh. Aia.
girano i colpi? Sì che girano. Ah! No, 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 no. Ciao. Ok. Sono diventati un po' di più i mob, sbaglio? Un po' troppi di più. Ok, posso fare il gioco con la porta. Wow, wow, wow. Ok, abbiamo recuperato energie. Sì, però c'è sta ancora il boss in giro, porca zozza. Sta là sopra il boss. Guarda dove sei andato a mettere il maledetto. Si è nascosto e ci ha lasciato in mezzo ai mob. Porca miseria. E mo che vuoi fa? Tanto voi ci morite. Ok, tu sei una cappero di torretta. Sì, se ne stanno evocati, però non va bene sta cosa. Dov'è il boss? Allora, guarda dove è andato, guardalo. Oh! Ho sbloccato l'uscita, ragazzi. Che è qui dritta per dritta, mi sa. Tu sei un cavolo di cagnaccio maledetto e ci morirai molto presto. Ok. No, ho fatto la cavolata. Ok, ok, sono salvo e c'è anche un cuore qua. Dai, dai, dai. Possiamo farcela. Quella torretta non mi può sparare da quella, davvero? Oh, qui c'è l'uscita. Vai, 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 di cattiveria. No, un altro livello asteroide, tipo. Sai che vi dico, raga? Basta una vita sola, non ne fate due. Non nessun continua. Ne basta una, ragazzi. Perché a sto punto non ne servono così tante, eh. Se perdo qua, ho perso e ho fatto 30 punti, ve lo dico. Oh, 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 navetta della fava. No, c'ho uno di vita. Uno di vita. Ok. Che culo. Sta andando troppo bene, ragazzi. Non me l'aspettavo mica. Oh, cuoricino. No, 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 tu sei un maledetto. Dai. I cosi che spawnano dalle ceste. Ma che è serio. Tu ce mori. Tu ce mori, te lo dico. Ti è, spara su sta cavolo di pistoletta. Che poi spawnano. Sparano e spawnano a una velocità infinita. Ecco perché c'è il rallenti. Perché sennò non ce la faresti. Non è cosa. Cioè, non è fattibile. Stanno sbattendo tutti di là perché l'unico nemico in zona è quello. Anche se qui ce n'era uno che è spawnato random. Yeah! Non te ne accorgerai e morirai prima di saperlo. Oh, quanti siete? Boom, tu esplodi. Boom, tu... No, non esplodono. What? Quanto reggi? Guarda che non muore. Ah, quello è morto. Ok, perfetto. Cesta buona, monetine e vai. 36. Siamo cattivi. Dov'è? Questa è la chest, altre monetine. Vai, 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 orca zozza. No, non mi fa sparire monetine, ti pisto. Aia, uno di vita. Porca miseria, no, no. Eh sì, vabbè. L'avete visto quello quanto ha sparato? Ho sbagliato pulsante. Oh, oh, amen. Va bene, ragazzi, avete visto quante monetine ho fatto fino ad ora? Dovete superare quelle monetine. Io metterò anche il punteggio in descrizione, ragazzi. E arrivare fino a questo punto, ce la fate? Vi ricordo, ho sfidato voi, ho sfidato Marcus Cron. Vediamo un po' chi vuole partecipare a questa sfida. Voglio vedere qua sotto nei commenti i vostri punteggi, ragazzi, i vostri screen, i vostri video, quello che volete, anche video risposta, come vi pare. Ok, ragazzi? E ci vediamo alla prossima puntata del video sfida.